ha detto che la Lopride ha come vocazione il turismo. Il primo problema della Lopride però è il depuratore consortile, che può essere un ostacolo, si frappone a questa vocazione. La Regione deve intervenire e interverrà, perché abbiamo messo, diciamo, stiamo discutendo di mettere 100 milioni di euro nel bilancio del 2015 per quanto riguarda tutti i siti degli inceneritori, per rimetterli, diciamo, in una situazione di velocizzare quello che è il lavoro che devono fare, nello stesso tempo inquinare meno. La stessa cosa per quanto riguarda i depuratori, quindi gli interventi li facciamo subito sui siti e poi stiamo preparando un progetto più ampio per quanto riguarda la differenziata in tutti i comuni, e un progetto più ampio per quanto riguarda i comuni virtuosi che, diciamo, svolgono un ruolo importante, avranno degli sconti per quanto riguarda sia la differenziata che i cittadini vengono premiati, perché la premialità in un ragionamento di programmazione deve essere un punto fermo, diciamo, nella programmazione della Regione. In più, io penso che noi dobbiamo attivare le procedure straordinarie per quanto riguarda il turismo. C'era un'idea della Giunta ieri, quindi io penso che si debba riprendere, che era il sistema turistico locale, che era un modo, diciamo, più complesso di gestire la situazione del turismo, non solo pubblico o privato, ma un pubblico e privato che nello stesso tempo possono fare rete per far sì che poi il progetto, la promozione e l'intervento turistico sul territorio venga visto come un investimento per il territorio. Se questo è, come pensiamo noi, che il sistema turistico locale per la prima volta che pensiamo pubblico e privato e li può rendere, diciamo, forti e competitivi, no, all'interno del panorama politico, del panorama turistico regionale e nazionale, io penso che questo